Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, protagonista oggi di un forum all'ANSA di Torino. Presidente Cattaneo, ci avviciniamo alla pausa estiva dei lavori del Consiglio regionale, è stato un anno complesso. Quali i maggiori provvedimenti adottati, quali le principali difficoltà che il Consiglio regionale ha dovuto affrontare? Beh, diciamo che la fine 2012 e questa prima parte del 2013 è un momento difficile per la nostra istituzione, come difficile il momento per tutte le istituzioni e soprattutto per le nostre comunità. Comunque abbiamo aumentato la produzione legislativa, abbiamo dato attuazione ad alcune decisioni importanti che abbiamo deciso sul fine del 2012 e sono state attuate invece all'inizio di questo 2013, contenimento dei costi della politica, la piena operatività dell'anagrafe pubblica degli eletti, oggi addirittura lo statino, quindi la busta paga del consigliere è consultabile da chiunque su internet. E questo ha già generato ad esempio un risparmio di 10 milioni di euro che proprio oggi in commissione con un emendamento restituiremo nel bilancio della Giunta in modo che la Regione abbia, grazie al risparmio del Consiglio regionale, delle risorse maggiori ad esempio per le politiche sociali, per la cultura, per altri ambiti di intervento. È un anno in cui abbiamo potuto vivere da protagonisti anche direi le difficoltà della comunità piemontese. Proprio in questi giorni siamo riusciti con lo sblocca crediti, anche con un grande impegno della Regione, seconda Regione in Italia, a dare un po' di ossigeno agli enti locali che sono in grande difficoltà e conseguentemente mettere in condizione comuni e province di pagare i fornitori dei loro servizi, dei loro materiali che stavano aspettando da troppi e da tanto tempo. Abbiamo avuto anche problemi difficili che voglio affrontare, come quello che ha riguardato i gruppi consigliari. L'ho detto in altre occasioni, questi aspetti non saranno più ripetibili indipendentemente se e quale reato dovessero costituire. Abbiamo per scelta diminuito almeno di un quinto le risorse a disponibilità dei gruppi, regole chiare sui comportamenti. Oggi il capogruppo sa cosa può fare, sa cosa non può fare, quindi questo è un messaggio sicuramente positivo. Poi abbiamo sempre il problema che è legato alla sanità. La sanità in tutto il paese sta diventando un problema, noi invece vogliamo che non diventi in Piemonte un problema, ma che continui ad essere un'opportunità per dare i giusti ed adeguati risposte ai bisogni di salute dei cittadini, e quindi siamo in atto con una riforma che non è ancora pienamente capita, che quando ci sono i cambiamenti dà delle difficoltà, ma che sono certo potrà dare risposte concrete mantenendo la sanità piemontese e i vertici della sanità nazionale. E in una battuta, qual è la sfida principale che il Consiglio regionale dovrà affrontare alla ripresa dei lavori? Ma alla ripresa dei lavori noi dovremmo cominciare una discussione importante sul bilancio di previsione 2014. Io auspico, non è un mistero che a me piace rispettare i termini, quindi così come siamo riusciti nel 2010, che si possa in questo 2013 approvare entro il 31 dicembre il nuovo bilancio del 2014, la legge finanziaria, in modo che si possano dare delle certezze da subito alla comunità e in particolare alle imprese, a chi lavora, a chi fa economia, perché se ci sarà la ripresa, avere già la certezza dei dati, degli impegni delle regioni su tutti i capitoli, anche da sostegno ad esempio all'attività, all'industria e quant'altro, potrà sicuramente contribuire come istituzione regionale a fare la propria parte e dare delle certezze.